Martedì scorso il Dipartimento dell'Energia statunitense ha fatto un annuncio con i fiocchi. È stato raggiunto per la prima volta un bilancio positivo da una fusione nucleare. Quindi da domani riusciremo ad avere energia pulita in casa proveniente dalla fusione nucleare? In realtà no. È un grande annuncio per la scienza, ma ci sono diversi ma. Ci vediamo dopo la sigla per scoprire quali sono i ma. Benvenuti in questo nuovo video di Fisica in Pillole. Martedì scorso alcuni funzionari del NIF, il National Ignition Fusion, del Dipartimento dell'Energia statunitense, hanno annunciato che per la prima volta nella storia della fusione nucleare è stato raggiunto un bilancio positivo. Che cosa significa che è stato raggiunto un bilancio positivo? Il sistema ha dato in output, in uscita, più energia di quanto ne abbia ricevuta in input. Breve recap sulla fusione nucleare e poi passiamo a quello che concretamente hanno fatto gli scienziati statunitensi. Di fusione nucleare in maniera un po' più approfondita ne ho parlata in un altro video che trovate qui. La fusione nucleare è ciò che avviene tutti i giorni, 24 ore su 24, sul Sole e che permette a tutti i pianeti intorno al Sole di essere riscaldati. La quantità di energia prodotta dal Sole è qualcosa di incredibile, ma questo noi già lo sappiamo. È da anni che proviamo a riprodurre ciò che avviene sul Sole. Che cosa avviene nel concreto sul Sole? Abbiamo degli atomi di idrogeno, diciamo l'elemento più semplice perché è formato da un solo protone. Grazie alle condizioni particolari del Sole, ovvero un'altissima temperatura e un'altissima pressione, questi atomi di idrogeno si fondono tra loro e producono elio, che è il secondo elemento più semplice perché è formato da soli due protoni. Questa, diciamo, fusione di idrogeni che ci dà elio. Non ci dà solo elio in uscita, ma ci dà anche un'enorme quantità di energia, che è quella che poi riscalda noi. Quindi noi vorremmo fare la stessa cosa sulla Terra. Il problema è che sulla Terra non abbiamo quelle temperature e quella pressione. Abbiamo trovato due sistemi per replicare più o meno le condizioni solari. Una è il confinamento magnetico, il tokamak. Il tokamak è una macchina toroidale all'interno della quale c'è questo plasma, ovvero idrogeno portato a estreme condizioni simili a quelle del Sole, in cui questo plasma viene mantenuto coeso e compresso per simulare il Sole da dei magneti. Ne ho parlato più approfonditamente nell'altro video. Un altro modo per realizzare le condizioni solari è quello di utilizzare dei laser, che è proprio quello che hanno fatto in questo esperimento. E c'è una grossa differenza tra questi due metodi perché il tokamak è quello che probabilmente verrà utilizzato a livello industriale, mentre il confinamento con i laser viene utilizzato per fare esperimenti. Ma attualmente, ingegneristicamente parlando, è improbabile che possa essere la soluzione per creare energia da fusione nucleare nel futuro. Infatti, il tokamak è il metodo di confinamento utilizzato da ITER, anzi, che verrà utilizzato da ITER. Ora veniamo al confinamento con i laser. Come funziona? Ci sono 192 laser che riscaldano una capsula di oro, all'interno della quale c'è un granello molto piccolo contenente idrogeno. Idrogeno però non contiene l'idrogeno normale, contiene il trizio e il deuterio, che sono due isotopi dell'idrogeno. I laser riscaldano questa capsula in oro, che indirettamente riscalda anche il granello che c'è all'interno con gli isotopi dell'idrogeno. Questo permette di raggiungere temperature altissime, poiché le temperature sono molto molto alte e vengono raggiunte molto velocemente. Il gas viene compresso tantissimo. E praticamente si replicano le condizioni solari, perché si crea il plasma alla temperatura giusta affinché avvenga la fusione. Ed è proprio quello che è successo al NIF ed è quello che hanno annunciato gli scienziati. Il problema è che questo tipo di confinamento dura per poco tempo, e infatti l'esperimento annunciato è durato 5 secondi. Loro sono riusciti a mantenere quelle condizioni per soli 5 secondi. Ma veniamo ai fatti concreti. Quanta energia è stata prodotta? Quanta energia è stata immessa?
facciamo un bilancio della fusione. I laser contenevano 2,05 megajoule di energia, mentre l'energia prodotta dalla reazione della fusione nucleare è stata 3,15 megajoule. Quindi abbiamo un bilancio netto positivo di 1 megajoule, che è quello che hanno annunciato un po' tutti. Però fate attenzione a quello che vi ho detto. L'energia contenuta nei laser, ovvero l'energia trasportata dai laser. Ma in tutto questo noi non abbiamo calcolato tutta l'energia che serve per mantenere quei laser accesi. Non abbiamo considerato tutta l'energia che serve per amplificare quei laser. Quindi se vediamo il bilancio netto della reazione, comprendendo tutto l'ambaradan che serve per far tenere in piedi la reazione, il bilancio è nettamente negativo. Come se un giorno voi andaste dai vostri amici, dopo aver vinto 100 euro con un gratta e vinci, e diceste: "E ragazzi, adesso vivo con i soli soldi vinti e il gratta e vinci". Avete vinto 100 euro e il gratta e vinci l'avete pagato solo 20 euro e avete ben 80 euro di margine di guadagno. Quello che non state dicendo è che per trovare quell'unico biglietto vincente voi avete speso 5-6 mila euro di biglietti. È la stessa cosa con la fusione nucleare. Non è pensabile di vivere con la fusione nucleare. Questa è una scoperta sensazionale per il mondo scientifico, perché per la prima volta in una reazione di fusione nucleare ricreata sulla Terra siamo riusciti a ottenere un bilancio netto positivo dalla reazione stessa. Ma è improbabile pensare che questo sia il primo passo verso l'ingegnerizzazione della fusione nucleare per poter trasportare energia in casa. Ci siamo posti come esseri umani degli obiettivi entro il 2030 per risolvere i problemi del cambiamento climatico. E la fusione nucleare, che provenga dal tokamak o che provenga dal confinamento con i laser, è comunque lontano. Dal punto di vista scientifico dobbiamo essere felici di aver ottenuto questo risultato, ma dal punto di vista di esseri umani che siamo preoccupati per il cambiamento climatico non possiamo essere così entusiasti, perché significa che la fusione nucleare è ancora molto lontana dal poter essere realizzata e per poter eliminare, diciamo, tutte le altre fonti di energia. E probabilmente, poiché questo è stato il primo passo di una lunga serie di altri passi, nei prossimi mesi, nei prossimi anni avremo sempre più notizie riguardanti la fusione nucleare, ma è impensabile che entro il 2030 avremo risolto i nostri problemi. Quindi in questo momento dobbiamo guardare a quello che già abbiamo per poter risolvere tutti i nostri problemi. Bene, questo era tutto per oggi e noi ci vediamo al prossimo video.